Benvenuti alla nuova puntata del GCN Italia Racing Show. In questa puntata parleremo di un addio importante, quello di Gasparotto, e di tutti i risultati del weekend di ciclocross. Iniziamo la puntata! Prima di parlare dell'addio di Gasparotto, volevo introdurre lo show con una bella notizia, che è quella del ritorno di Fabio Jakobsen in bicicletta. A 4 mesi circa dal gravissimo incidente nella prima tappa del Giro di Polonia, dopo tantissimi interventi chirurgici al volto, aveva praticamente il viso distrutto, è tornato in bici, dovrà subire un altro intervento a gennaio, ma si pensa che già a metà della prossima stagione potrà riprendere a correre normalmente, quindi gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Enrico Gasparotto annuncia dopo 16 anni di professionismo il suo addio al ciclismo. Per lui 10 vittorie in carriera, ma con vittorie molto pesanti, a partire dalle 2 Amstel Gold Race conquistate nel 2012 e nel 2016. Una carriera importante, quella di Gaspa, che ha avuto inizio nel 2005, quando tra l'altro al primo anno da professionista riuscì a conquistare la maglia tricolore di campione italiano su strada, battendo in volata Pippo Pozzato. Poi la sua carriera parla anche di una maglia rosa indossata al Giro d'Italia del 2007 nella tappa iniziale con la squadra in Sardegna, corridore molto forte nelle classiche delle Ardenne. Ricordiamo che oltre ad aver vinto 2 Amstel Gold Race ha portato a casa anche un terzo posto alla Liegi Baston Liegi del 2012, quella vinta dal suo compagno di squadra Iglinski. Alla Tirreno Adriatico poi ha conquistato un secondo posto in classifica nel 2008 e ha vinto una tappa nel 2010. Negli ultimi anni è riuscito a prendere la cittadinanza svizzera, lui vive in Svizzera da molti anni e quest'anno a Imola ha corso appunto con la nazionale elvetica, aiutando Mark Hirschi ad ottenere la terza piazza. Diciamo che è un corridore di grande esperienza che avrebbe potuto correre ancora un paio d'anni, perché parliamo di un fisico integro, capace di correre ancora ad alto livello, soprattutto in supporto ai più giovani, ma che ha deciso di dire basta. E noi gli abbiamo chiesto di mandarci un video in cui ci parla di questo addio. Ciao a tutti, ciao amici di GCN Italia Racing. Sono qui a Lugano. Sì, come avete letto, ho deciso in questi giorni di appendere la bici al chiodo, come si dice. Come tutte le scelte, sono decisioni non sempre facili da prendere, perché comunque si parla di 20 anni della mia vita dove la routine era quella di alzarsi, andare in bicicletta ed allenarsi, e d'ora in avanti sarà diverso. Quindi fa parte comunque del cammino, dove c'è sempre un inizio e dove c'è una fine, no? Però posso dire e posso confermarvi che nel mezzo mi sono divertito un sacco, quindi sono veramente orgoglioso di quello che ho fatto, dei risultati che ho ottenuto, ma anche dei grandi rapporti di amicizia che sono riuscito a creare, e mi ha fatto un grande piacere in queste ultime 24 ore ricevere un sacco di messaggi di ringraziamento per le 4 parole scambiate insieme o per le idee condivise con diversi corridori stranieri, soprattutto forti, e questo mi riempie di gioia, perché vuol dire che un poco di me l'ho lasciato per strada. Adesso vedremo cosa mi aspetta dopo. Ho molte idee, però non un piano preciso, quindi penso che mi serva un po' del tempo per risettare la centralina e poi dedicarmi anima e corpo in quello che crederò sarà la strada da intraprendere. Un saluto a tutti e buona giornata.
Ci sono altri due corridori che hanno annunciato il loro ritiro dalle corse. Uno è Stijn Vandenberghe, ex gregario di Tom Boonen, che ha ottenuto nelle classiche del Nord tantissimi piazzamenti, che lascia dopo 15 anni di professionismo. L'altro corridore è Arthur Vichot, che abbandona il ciclismo dopo 11 stagioni. Quest'anno per lui una stagione sfortunata. Dopo l'Étoile de Bessèges non ha praticamente più corso. Ha dichiarato recentemente di essere andato più volte in overtraining e di aver distrutto il suo fisico, così ha detto. Ricordiamo che Arthur Vichot ha vinto 14 corse in carriera e ha vinto anche due titoli nazionali francesi. Per quello che riguarda il ciclomercato, menzioniamo il passaggio di Miguel Ángel López dal Team Astana alla Movistar. Movistar che si rinforza quindi per le grandi corse a tappe, oltre a Eric Mas, adesso potrà puntare anche sul forte scalatore colombiano. Chiudiamo la sezione notizie con una buona notizia, cioè che Filippo Ganna finalmente è risultato negativo al test Covid, quindi adesso potrà ripartire con la preparazione per un grande 2021. Il weekend di ciclocross è stato ricco di gare importanti, a cominciare da sabato con l'X20 Bad Camers Trophy a Kortrijk, che ha visto il successo negli uomini di Iserbyt. Il campione europeo ha sbaragliato la concorrenza, ma ricordiamo il rientro alle gare di ciclocross di Wout van Aert, che ha conquistato al primo colpo la terza piazza. Nelle donne invece, vittoria di Lucinda Brand, che ha fulminato allo sprint Denise Betsema e Yara Kastelin. Prima prova di Coppa del Mondo a Tabor, in Repubblica Ceca. Ottima prova degli azzurri nella categoria juniores. Il nostro Lorenzo Masciarelli ha ottenuto il secondo posto dietro a Stransky della Repubblica Ceca, che quindi è stato profeta in patria. Poi ottima prova anche degli altri azzurri, Siffredi, che ha chiuso al quarto posto, mentre Agostinacchio all'ottavo. Nelle donne invece, primo podio in assoluto in una prova di Coppa del Mondo per la nostra Lucia Bramati, quindi ottimo terzo posto per lei. Molto spettacolare la prova degli uomini elite. Abbiamo assistito a uno splendido attacco a metà corsa circa di Michael Van Turenhout, che aveva vinto la scorsa settimana nel Super Prestige. Si è lanciato al suo inseguimento Eli Iserbyt, che è riuscito alla disperata ad agganciarsi a Van Turenhout. Dietro però inseguiva Van Aert, che dopo il terzo posto di sabato a Kortrijk ha dimostrato di essere comunque sempre a un ottimo livello. Ricordiamo che è tornato al cross proprio in quei giorni. Quindi Iserbyt ha raggiunto Van Turenhout, a questo punto sembrava fatta per il piccolo corridore belga, ma Van Turenhout nell'ultimo giro ha affondato ancora il colpo ed è riuscito a staccare Iserbyt di pochissimi secondi. Quindi vittoria per Van Turenhout su Iserbyt e al terzo posto Van Aert, che tra l'altro ha annunciato che il prossimo anno vuole puntare alla classifica nelle corse a tappe da una settimana. Infine ricordiamo nella prova elite il 15° posto di Jacob Dorigoni, miglior italiano. Nella prova elite donne, dominio olandese, tanto per cambiare, sempre con Lucinda Brand, che vince ancora, questa volta davanti alla connazionale Celina Alvarado, mentre al terzo posto Denise Betsema. All'ottavo posto si classifica l'azzurra Alice Maria Arzuffi, che arriva ottava con 1 minuto e 31 secondi di distacco dalla Brand. Sfortunatissima invece la prova dell'azzurra Eva Lechner, che è rimasta vittima di una brutta caduta
nelle prime battute di gara. Ad avere la peggio però è stata la Shirin Van Arroy, l'olandese. Si è fratturata una costola e sembra anche abbia un taglio molto profondo alla coscia dovuto da un freno a disco. Auguriamo alla Van Arroy di rimettersi al più presto. Purtroppo queste sono cose che nel ciclismo capitano e anche troppo spesso. In chiusura vogliamo chiedervi, visto che siamo in un periodo di stacco dalla strada dove possiamo anche fare interviste ad alcuni personaggi, se volete che ospitiamo per un'intervista uno stradista, un crossista o un biker. Quindi fateci sapere nel sondaggio, quindi votate sull'app GCN chi volete che ospitiamo. Siamo quindi arrivati alla conclusione di questa puntata. Mi raccomando, ricordate di iscrivervi al canale GCN Italia Racing se non l'avete ancora fatto, commentare e mettere like. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao!